Questo programma è offerto da Buona Notizia, Parole di Vita, Le Terre della Bibbia. Sebbene l'Antico Testamento non faccia nessuna menzione di questa città, un'antica tradizione giudaica dice che questo è il villaggio del profeta Naum, Kafer Naum, villaggio di Naum. E siccome Naum significa consolazione, questo è il villaggio della consolazione. In questo posto Gesù ha vissuto per 3 anni e quindi possiamo dire che questo è il villaggio dove ha vissuto Gesù. Oggi visiteremo la città in cui Gesù ha vissuto per circa 3 anni. Capernaum, la città di Gesù. Il sito archeologico che ospita l'antica Capernaum si trova a nord di Israele, a riva del Mar della Galilea. Precisamente a 8 km da Betsaida, la città dove Andrea e Pietro sono nati, a 8 km da Corazin e a 16 km da Tiberiade. Capernaum si trova a 193 km da Gerusalemme, una delle città più conosciute in Israele. Quindi Capernaum era la città di Gesù. Questo è quello che leggiamo dal Vangelo di Matteo. A proposito di Matteo, è proprio qui che Matteo, Andrea, Giacomo e Giovanni ricevettero da Gesù la chiamata a seguirlo. Tutto quello che vedremo è il risultato dei lavori archeologici iniziati nel 1968 dai frati francescani Stanislao Loffreda e Virgilio Corbo, però l'indagine archeologica in questi luoghi ha una storia precedente. Nel 1838, infatti, l'esploratore americano Edward Robinson scoprì le rovine locali e le identificò come Capernaum. Più tardi, nel 1866, il capitano inglese Charles Wilson identificò le rovine di una sinagoga ben preservata e poi, nel 1894, i francescani della custodia di Terra Santa acquistarono l'area del sito archeologico, misero una recinzione per evitare atti vandalici e piantarono degli alberi, trasformando il luogo in un'oasi per i cristiani che da lì passavano. Nel 1905 ebbe inizio la più importante stagione di scavi sotto la direzione degli archeologi tedeschi Kolle e Batzinger, che successivamente eseguirono degli scavi minori finché Corbo e Loffreda ripresero i lavori per poi chiudere il sito di esplorazione archeologica. Molti prodigi di Gesù sono stati fatti a Capernaum, anche se in alcuni passaggi biblici il nome della città non viene dichiarato. È stato a Capernaum che Gesù insegnò nella sinagoga nei giorni di sabato, guarì il servo del centurione romano ed è stato sempre a Capernaum che calarono un paralitico da un'apertura del soffitto della casa da dove Gesù stava insegnando. Capernaum si trovava proprio alla riva del Mar di Galilea. Ricordiamoci che non si tratta di un vero e proprio mare, ma di un grande lago di acqua dolce. La bellezza di quello che accadde qui su queste acque 2000 anni fa è affascinante. Mentre camminava lungo il Mar della Galilea, Gesù vide 2 uomini, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano dei pescatori. Disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori d'uomini!» Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Passato oltre, vide 2 fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali, nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti. Gesù li chiamò, ed essi, lasciando subito la barca e il loro padre, lo seguirono.
Matteo 4, 18, 22. Considerando che la città poi non è così grande, inizia ad immaginare in quale parte della riva del Mar di Galilea Gesù fece la sua chiamata ai discepoli. Sarà stato forse proprio qui o un po' più in là, non importa. Ma l'eco delle parole di Gesù ancora oggi attraversano il fattore tempo e ci richiamano, ci invitano a diventare suoi discepoli e suoi pescatori. L'utilizzo della rete per pescare era il modo di lavorare più comune tra i pescatori al tempo di Gesù. La rete era di forma circolare, con pesi di pietre alle punte. Si poteva gettare in acqua sia dalla riva, oppure direttamente quando il pescatore era sulla barca. Appena intravedeva un banco di pesci, egli la lanciava. Il peso delle pietre alle punte della rete faceva sì che la rete scendesse velocemente sul banco ed i pesci rimanessero intrappolati nella rete. In mezzo alla rete c'era una corda che, quando tirata dal pescatore, chiudeva le sue estremità trasformandola in una enorme borsa piena di pesci. Secondo ciò che è scritto nel Vangelo di Matteo, Pietro e Andrea stavano facendo esattamente ciò che abbiamo detto, e cioè stavano pescando quando Gesù li ha chiamati. Non molto lontano da qui c'era la Capernaum antica, era un luogo di incontro di pescatori. Nell'epoca di Cristo la popolazione di questa cittadina si aggirava tra i 600 e i 1500 abitanti. Ai giorni nostri possiamo trattare questa cittadina come un piccolo paesino, ma per quei tempi Capernaum era una città a tutti gli effetti. Questa è una ricostruzione artistica di Capernaum nell'epoca di Cristo, con il suo porto con gli interni e le banchine dove le imbarcazioni si attraccavano. Tutto indica che Gesù ha visto la città così, quasi 2000 anni fa. Mi meraviglio quando penso che da un unico uomo, circondato da alcuni grezzi pescatori e in una città così piccola come questa, sia originato il cristianesimo, il quale ha cambiato persino l'impero romano. Gli specialisti in demografia affermano che ai tempi di Cristo la popolazione di tutto il pianeta si aggirava intorno ai 300 milioni di abitanti, che è meno della popolazione attuale degli Stati Uniti. A quei tempi il numero di giudei sparsi per l'impero romano e che abitavano fuori Israele si aggira probabilmente tra i 4 e i 6 milioni di persone. Fu qui che un carpentiere e alcuni uomini rivoluzionarono la storia. Lui non era soltanto un carpentiere, è vero, era il figlio di Dio. Non voglio fare apologia a nessuna forma di idolatria, ma mi piace pensare che queste pietre hanno fatto parte del quotidiano del mio Salvatore. Tutto questo è affascinante. È stata esplorata solo una parte dell'intero sito archeologico di proprietà dei preti francescani. Ci sono infatti dei limiti. Le strutture costruite intorno al sito archeologico, le proprietà private e le costruzioni moderne ne stanno limitando la continuazione. Esattamente in questa direzione, dove ora si trova l'edificio alloggio dei frati francescani, sono state ritrovate delle case risalenti al primo secolo. Case probabilmente appartenenti agli esattori delle tasse. Ora, sapendo che Levi, Matteo l'apostolo di Gesù, era un esattore delle tasse, con molta probabilità da quella parte c'è anche la sua casa. Tra gli edifici scavati qui ci richiamano all'attenzione i resti di una sinagoga e le basi di una casa. Con moltissima probabilità essa era la residenza dell'apostolo Pietro, dove Gesù mangiava e a volte dormiva. E quello è stato anche il posto in cui il maestro guarì la suocera di Pietro. Episodio descritto in Matteo al capitolo 8, nei versi 14 e 15. Nel capitolo 4 di Matteo, al verso 12, viene raccontato che Gesù, quando seppe dell'arresto di Giovanni il Battista, si recò a Nazareth. E, lasciata Nazareth, venne ad abitare a Capernaum, una città sul mare. Questo mare sarebbe il Mar della Galilea. Abbiamo già detto che l'immenso volume d'acqua dolce dà il nome alla regione. E così, in una bella giornata, non sappiamo se in tardo autunno o già in inverno, Gesù è arrivato qui, in Capernaum, e ha cambiato la vita di migliaia di persone che vivevano in questa regione. Ma perché specificatamente Capernaum? Forse uno dei motivi è la possibile parentela tra Gesù ed alcuni abitanti di questa località. Nel Vangelo di Matteo, gli apostoli Giovanni e Giacomo sono menzionati come figli di Zebedeo. Passato oltre, vide altri due fratelli,
Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti e li chiamò. Abitavano a Capernaum ed erano pescatori come loro padre. In Matteo è scritto ancora che la madre era una delle donne che seguiva Gesù. Addirittura la troviamo nella scena della crocifissione, ai piedi della croce. Tra di loro c'erano Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Marco ci fa capire che questa donna si chiama Salome, e Giovanni aggiunge un dettaglio importante, che Salome è la sorella di Maria, la madre di Gesù. In Marco, al capitolo 15, nel verso 40, leggiamo: «Vi erano pure delle donne che guardavano da lontano. Tra di loro vi erano anche Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo il minore e di Iose, e Salome». Ancora in Giovanni 19:25 è scritto: «Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena». Allora, se è così, sebbene non è una certezza, la zia di Gesù avrebbe vissuto qui, a Capernaum. Quindi Giacomo e Giovanni sarebbero i cugini di primo grado di Gesù e l'avrebbero accolto quando egli si trasferì in questa regione. Gesù ha instaurato buone relazioni anche con persone con cui non aveva un legame di sangue. È il caso di Andrea e Pietro, suo fratello, i quali erano originari di Betsaida, ma vennero ad abitare qui, a Capernaum, e quella è la loro abitazione. Oggi chi viene a Capernaum troverà sulle rovine di una casa del primo secolo una chiesa moderna costruita nel 1990. Ma in termini archeologici, quello che interessa si trova sotto questa chiesa. Chi vede tutte queste pietre difficilmente riesce ad immaginare che qui ci siano le fondamenta di una casa costruita ai tempi di Gesù. Tuttavia, questa è la ricostruzione artistica di come sarebbe stata questa casa basata sulle fondamenta ritrovate. Sarebbe una sorta di insula, che è una coesistenza di diverse residenze nello stesso spazio di terra e che erano state affittate a persone diverse. Lì sono stati trovati degli ami da pesca, vaschette rotte per immagazzinare pesce e delle lampade che comprovano che quella era una casa di un pescatore. Tutto quello che è stato ritrovato qui è servito per datare il sito archeologico. Infatti possiamo affermare che questa era la casa di un pescatore. Era la casa di Pietro. Qualcuno potrebbe obiettare che questa fosse veramente la casa di Pietro, visto che questo è un villaggio di pescatori. Perché questa e non un'altra casa è veramente la casa di Pietro? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo controllare gli indizi che abbiamo ritrovato dagli scavi archeologici. Dai primi scavi, che hanno avuto inizio nel 1968, è emerso agli archeologi la storia di questa costruzione. Sopra l'unità domiciliare del primo secolo c'erano ancora altri due strati. Il primo di una chiesa cristiana del IV secolo, evidenziato in blu scuro, e il secondo di un'altra chiesa del V secolo, evidenziato in blu chiaro. Ciò che conferma l'archeologia è che qui si trovava una casa, che poi si trasformò in una domus ecclesiae, una chiesa-casa. E su questa chiesa-casa furono costruite altre due case. Questi sono gli elementi che ci fornisce l'archeologia. Ora osserveremo insieme tranquillamente ognuno di questi elementi. Notiamo che l'ultimo estratto della costruzione ha un curioso formato ottagonale che ha influenzato molte chiese cristiane del periodo bizantino. La ragione di questa forma è ancora oggetto di controversia tra gli archeologi. Alcuni pensano che rappresenti la centralità del battesimo, mentre altri sostengono che il numero 8 sia il simbolo della risurrezione di Gesù. Qualunque sia il motivo per cui sia stato scelto il formato ottagonale, abbiamo la certezza che questa era una chiesa bizantina senza ombra di dubbio e che il pezzo chiave per completare tutto questo puzzle viene da una menzione del IV secolo fatto da Egedia, una pellegrina cristiana che visitò Capernaum tra il 381 e il 384 d.C., la quale scrisse sul suo diario: «A Capernaum, la casa del principe degli apostoli è stata cambiata in chiesa. Le sue pareti fino ad oggi stanno in piedi, così com'erano. Là il Signore guarì il paralitico. Lì c'è pure la sinagoga.
dove il Signore sanò l'uomo posseduto dal demonio, dove ci sono molti scalini. Questa sinagoga è costruita con pietre quadrate. La testimonianza di Egeria deve essere integrata da un'altra testimonianza, raccolta il secolo dopo, da un certo Antonini Placentini, anche lui pellegrino in questa regione. Poi andammo a Capernaum, nella casa del beato Pietro, che attualmente è una basilica. Era molto comune, i primi cristiani, celebrare la cena del Signore nelle proprie case, anziché andare nella sinagoga degli ebrei. Le chiese casa poi subirono una trasformazione architettonica, trasformandosi in cappelle e basiliche. Facendo un riassunto, la casa di Pietro fu usata come luogo di incontri cristiani ancora alla fine del primo secolo e, secondo le tradizioni orientali, si costruiva un nuovo edificio di culto sopra le rovine di un antecedente edificio di culto. Ecco perché ci sono due sinagoghe costruite una sopra l'altra nello stesso luogo. L'edificio con le pietre bianche è datato dagli archeologi tra il III e il IV secolo d.C. Per questo Gesù non ha potuto conoscere questo edificio. Sul sito archeologico sono state ritrovate circa 30.000 monete del tardo periodo romano, oltre a numerose ceramiche e pezzi di elementi di architettura bizantina che confermano la datazione di questo edificio. Osservando però le fondamenta di questa sinagoga, possiamo vedere con chiarezza che essa è fatta di pietre di basalto, una pietra tipica della regione. Queste fondamenta sono datate al primo secolo ed era qui la sinagoga del tempo di Gesù. Come vi ho detto prima, secondo le tradizioni orientali, si costruiva un nuovo edificio di culto sopra le rovine di un antecedente edificio di culto. Ecco la spiegazione del perché ci sono due sinagoghe, una costruita sopra l'altra, nello stesso luogo. E nella sinagoga, presente sotto questo edificio, Gesù per molti sabati lesse la Torah e predicò la venuta del Regno dei Cieli. È davvero un'emozione entrare in questo luogo, ha delle proporzioni meravigliose. Spero anche tu, ci stai seguendo da casa, un giorno possa venire e guardare con i tuoi occhi come la storia si incrocia con la parola di Dio. È una magnifica costruzione, le sue dimensioni sono notevoli. La sala di preghiera dalla pianta rettangolare misura 23 metri di lunghezza e 17 metri di larghezza e possiede altre camere e cortili. Su queste panchine sedevano i tanti che venivano a seguire le lezioni sabbatiche della Torah. Gli archeologi poi hanno rinvenuto un luogo adiacente a questo di pari dimensioni dentro al quale pare che si radunassero le donne durante le celebrazioni, secondo il rito ebraico. Questo è l'edificio che è stato rinvenuto adiacente alla sinagoga, edificio in cui si pensasse che le donne si radunavano durante la celebrazione ebraica. Ma come vi ho già detto, la sinagoga era anche una scuola pubblica e quindi dopo si è scoperto che questo cortile era il posto in cui si radunavano i bambini che, tra una lezione e l'altra, passavano la loro ricreazione. Qui sul pavimento abbiamo dei disegni millenari, fatti probabilmente dai bambini che hanno giocato per secoli nel passato. Erano giochi come la dama, il filetto, e qui si divertivano tra una lezione e l'altra. Secondo le informazioni fornite dal Vangelo di Luca, la sinagoga di Capernaum è stata costruita per ordine di un centurione romano, che era simpatizzante dell'ebraismo. Infatti un servo di questo centurione è stato guarito da Gesù. Il Vangelo parla anche della guarigione della figlia di 12 anni di Gairo, un capo della sinagoga di Capernaum. Qui abbiamo una colonna con nomi di persone e famiglie che hanno aiutato a costruire questa sinagoga. Tutto indica che gli abitanti di Capernaum erano molto ricettivi di Gesù, almeno questo all'inizio del suo ministerio. Lo capiamo leggendo il Vangelo di Marco al capitolo 1 nei versi 21 e 22. Vennero a Capernaum e subito, il sabato, Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. Essi si stupivano del suo insegnamento perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Purtroppo questo rapporto non è durato a lungo, secondo ciò che leggiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 11, nei versi 23 e 24. Gesù ha chiamato gli abitanti di Capernaum persone impenitenti e ha dichiarato che la loro condizione spirituale era peggiore dei cittadini di Sodoma. E tu, Capernaum,
sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Hades. Perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa sarebbe durata fino ad oggi. Perciò vi dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Parole molto forti, vero? Continuo a pensare e mi chiedo se questa sarebbe la triste fine di un bell'inizio. L'esempio di Capernaum mi fa pensare al mio percorso di vita come discepolo di Gesù. Sarà che dico che amo Gesù e sto correndo lo stesso rischio dei cittadini che abitavano qui 2000 anni fa? Cioè quello di conoscere Cristo, pensare che lo amiamo, ma alla fine rifiutarlo. Che questa triste storia non sia in alcun modo la storia della mia vita e della tua vita. Che possiamo amare Gesù con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra forza, con tutta la nostra mente, affinché la gente ci veda e riconosca in noi persone che hanno veramente accettato il messaggio di salvezza di Gesù Cristo. Questo programma è stato offerto da Buona Notizia, Parole di Vita, Le Terre della Bibbia.